Alla Barriera Albertina di Novara, una mostra dedicata all'artista Giuseppe Marotta Junior, mancato nel 1999, si tratta di un'iniziativa postuma, con noi il cognato Pietro Pesare. L'idea nasce da mia sorella, che è un po' di anni che mi chiedeva di ricordare Peppino. Credo l'unico al mondo che abbia trovato il modo di disegnare così come lui ha fatto. Sono disegni con 52 colori creati da lui, pigmentati, di sabbia di quarzo, una colla speciale, e sulla base di questo ha cominciato a lavorare. Lui precedentemente era un grafico pubblicitario, quindi capace di disegnare in modo fantastico, e ha cominciato, quando circa 50 anni fa ha abbandonato la sua attività a Milano per dedicarsi esclusivamente alla pittura. Ecco, questi quadri hanno un valore intrinseco straordinario, ecco, quindi questa è la sua grande capacità. Io credo che un artista di questo genere non solo è unico al mondo, ma sicuramente è molto difficile che altri possano seguirlo su questa strada. Ed è vero che molti dipingono con la sabbia, ma non hanno la capacità artistica che ha avuto Peppino Marotta, Giuseppe Marotta. Giuseppe Marotta Junior era figlio d'arte. Sì, Giuseppe Marotta è l'ex direttore, dico ex perché non c'è più neanche lui, del Corriere della Sera, e ha scritto qualcosa come oltre 70 libri tradotte in varie lingue, dallo spagnolo all'inglese, e ha avuto grandissimo successo. E allora ricordiamo gli orari della mostra e lanciamo un invito ai novaresi. Invito i cittadini di Novara che ancora non abbiano visto la mostra di venirla a vedere, perché è un'occasione più unica che rara. Fino al 31 di gennaio la mostra sarà aperta dalle 10 del mattino alle 19 circa la sera.